Nel video di oggi, ci immergeremo nelle polemiche accese intorno alla conduzione di Affari Tuoi da parte di Stefano De Martino e nella sorprendente scelta che il presentatore sembra stia considerando. Prima di entrare nel vivo, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle ultime novità. Stefano De Martino sta conquistando sempre più il pubblico con la sua conduzione di Affari Tuoi, superando ogni aspettativa. Gli ascolti parlano chiaro. A ottobre, lo show ha attirato 5.686.500 spettatori, conquistando uno share del 26,8% e distaccandosi nettamente dalla concorrenza. Di fronte a questi risultati, la Rai ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro, affidandogli la conduzione di Stasera Tutto è Possibile, un varietà amato per la sua formula unica di comicità e giochi. Eppure, non mancano le preoccupazioni di alcuni fan, timorosi di eventuali modifiche al format di Affari Tuoi che potrebbero snaturarlo. Ma le critiche non sembrano fermare la corsa di De Martino, che, con il suo stile e la sua capacità di coinvolgere, si sta consolidando come uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. Con ogni diretta, riesce a mantenere alta l'attenzione del pubblico, dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento televisivo. Il successo di Affari Tuoi ha dato una spinta ulteriore alla sua popolarità, rafforzando la fiducia che la rete e i suoi fan ripongono in lui. L'attesa per la prossima edizione di Stasera Tutto è Possibile è già alle stelle, e la partecipazione di ospiti celebri rende ogni puntata un evento imperdibile. Grazie al suo carisma e alla sua versatilità, De Martino sembra pronto a guidare con successo format di punta, consolidando il suo ruolo all'interno della Rai. Rimane solo da vedere come evolverà la sua carriera nei prossimi mesi, ma il futuro di Stefano De Martino appare luminoso e promettente, nonostante le sfide che lo attendono. E tu, cosa pensi della conduzione di Stefano De Martino? Dicci la tua nei commenti. E ricorda, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime news.